è nata la nuova ammiraglia della nautica Sicilmare. Una lunga attesa per un grande risultato che premia l'impegno del noto cantiere di Isola delle Femmine, a cui è occorso infatti quasi un anno di lavoro per realizzare questo maxi gommone di 12 metri. Il battello rientra in ogni caso nella categoria natanti, perché se si escludono le ampie plancette poppiere e la delfiniera in vetro resina, la lunghezza del mezzo è di 9 metri e 71 cm per 3,58 di larghezza a tubolari gonfi. L'aspetto è decisamente quello di un mezzo sportivo, a cui contribuisce soprattutto il disegno aerodinamico della console. Il nuovo Sicilmarine si fa apprezzare oltre che per la modernità delle linee complessive, per la particolare funzionalità dei suoi allestimenti. Ogni particolare della coperta e della cabina è stato studiato infatti per offrire la massima praticità d'uso al pilota e ai passeggeri. L'ammiraglia Sicilmare è un day cruiser progettato e attrezzato per consentire una permanenza a bordo senza privarsi delle maggiori comodità. Frigo, fuochi, un lavello e persino un tavolo per cucinare e pranzare in coperta. E in cabina, 3 posti letto e un elegante toilette. Te quiero, te quiero, I'm a
Le prime prove in mare hanno dato risultati eccellenti. Motorizzato con due fuoribordo da 300 cavalli, il nuovo battello viaggia a una velocità di crociera di 28 nodi a poco meno di 4.000 giri, con consumi pertanto più che accettabili. Ma sfodera tutta la sua grinta se si spinge a fondo sul gas e supera i 43 nodi a 5.500 giri nonostante i suoi 4.000 kg di stazza a secco. Un'imbarcazione quindi che sa regalare forti emozioni e sa divertire anche, sempre entro margini ampi di sicurezza.